Le bellezze trasformate in bruttezze. Anche questa capacità l'amministrazione Melucci. Ci troviamo in Città Vecchia, vedete in Via Cava, e l'incuria dell'amministrazione comunale produce questi risultati. Guardate qui, un abbandono, perché ci sono certamente gli incivili che non completano le opere, ci sono gli incivili che evidentemente trasformano dei siti in depositi e in discariche, vedete, proprio qui, però c'è anche l'amministrazione Melucci che non è in grado di farsi rispettare, che non è in grado di ripristinare un minimo di condizioni igienico-sanitarie, un minimo di vivibilità, perché non è possibile che una persona entri nel centro storico e debba imbattersi in questo scempio. È uno schiaffo per i cittadini, certamente, è uno schiaffo, una pessima immagine per i turisti, perché il turista, oltre al cittadino, ma parliamo del turista, arriva qui e dice: questo dovrebbe essere, credo, forse un ipogeo, qualcosa, sì, però non è possibile che sia ridotto così in una specie di deposito, di discarica, una discarica a cielo chiuso, dovrei dire, non a cielo aperto, guardate. Quindi noi dovremmo valorizzare. Allora, tu amministrazione comunale, nel momento in cui vedi certe situazioni, intanto contatti i legittimi proprietari, ma se i legittimi proprietari non lo fanno, allora tu operi con lo strumento della cosiddetta ordinanza in danno, cioè tu fai il lavoro, la bonifica, e poi ti rivali sui proprietari. Anche qui, guardate, qui poi addirittura c'è una perdita d'acqua, qualcosa di osceno, da parte, ci sono un tubo completamente aperto che scola, da cui scola acqua, e qui si vedono anche degli escrementi. Allora, qui è l'amministrazione che non è in grado di assicurare un minimo di vivibilità, un minimo di civiltà. Ditemi voi se una città civile può ridursi in questo stato. Una città si riduce in questo stato quando hai una amministrazione come quella guidata da Rinaldo Melucci che letteralmente dorme e consente a tutti di fare quello che vogliono. Questa è la realtà. Ripeto e concludo: le bellezze trasformate in bruttezze. Sono dei privati? Accertiamolo, ma a questo punto devi costringere il privato a intervenire, e se non lo fa il privato, lo fai tu amministrazione a tue spese, e poi ti rivali sul privato per i costi sostenuti. Così difficile, Sindaco Melucci?